un nuovo consiglio di amministrazione per Biper Bank, la cui assemblea dei soci 14 aprile scorso ha dato piena fiducia alla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente guidato da Alessandro Vandelli e sostenuta dai principali grandi soci della banca. 12 i consiglieri eletti di questa lista, la numero 1, su un totale di 15 componenti del CDA, un numero di assoluto rilievo dovuto al 73,4% degli elettori che hanno confermato, tra gli altri, l'attuale amministratore delegato Alessandro Vandelli. 3 i consiglieri eletti della lista numero 2, presentata dai fondi di investimento, che ha ottenuto il 26,5% dei voti. La lista 1 ha ottenuto il 73,4%, la lista 2 il 26,5% dei voti totali. Guardandoli invece rispetto al capitale, il totale capitale presente in assemblea che ha votato è di poco superiore del 45%, il 33,2% è andato alla lista 1 e il 12% circa, poco meno, è andato alla lista 2. Il nuovo CDA, il primo dopo la trasformazione della banca da popolare a società per azioni, è formato da Alessandro Vandelli, Riccardo Barbieri, Massimo Belcredi, Mara Bernardini, Luciano Filippo Camagni, Giuseppe Caponcelli, Pietro Ferrari, Elisabetta Gualandi, Ornella Moro, Mario Noer, Rossella Schiavini e Valeria Venturelli della lista 1. Tra loro anche il presidente, come dicevamo, di Confindustria, Emilia Romagna Ferrari, nominato presidente del gruppo. Per la lista 2 sono stati eletti Roberta Maracino, Alessandro Fotti e Marisa Pappalardo. Il segno di un successo personale per Alessandro Vandelli, che non ha nascosto la sua personale soddisfazione per il risultato ottenuto dalla lista proposta dal CDA uscente. Il 73,4% dei voti espressi va infatti ad unire i voti delle fondazioni, del partner industriale Unipolsai, delle famiglie e delle imprese. Decisivo però è stato anche il peso dei fondi, che avrebbero messo insieme un 4-5% del capitale votando a favore la lista del consiglio di amministrazione. Credo sia un ambito che ci vedrà impegnati intensamente in tutto il 2018 e lasciatemi dire, io dalla metà dell'anno scorso che ho la netta convinzione che abbiamo imboccato una strada assolutamente positiva in questo ambito. Noi sono 6 trimestri consecutivi che il dato dei crediti deteriorati è in calo, il 7° che l'abbiamo chiuso in marzo è in calo ulteriormente, cioè noi la battaglia, lasciatemela chiamare così, per la qualità del credito la stiamo vincendo. Ora ci aspetta una fase importante che è quella della riduzione drastica dell'aggregato, lo faremo attraverso 2 cartolarizzazioni, una sui crediti deteriorati del Banco di Sardegna, l'altra sui crediti di BIPER. Su entrambe stiamo lavorando, la prima è diciamo ormai abbastanza vicino alla fase finale, l'altra abbiamo cominciato da circa un mese a lavorare. Ecco, credo che questa attività unitamente, l'attività di recupero che la nostra BIPER Credit Management, la società specializzata del gruppo nel recupero, sta portando avanti, ci daranno ottimi risultati e un calo significativo andare a fine 2018. Approvato dall'Assemblea dei Soci è anche il bilancio economico del 2017, che si è chiuso con un utile netto d'esercizio di 176,4 milioni di euro a fronte dei 14,3 milioni del 2016. L'Assemblea, presente al momento del voto con 44,90% del capitale sociale, ha dato il via anche alla proposta di dividendo cash di 11 centesimi per azione, in crescita rispetto ai 6 centesimi del 2016. Ora al nuovo CDA spetterà il compito di predisporre il nuovo piano industriale del gruppo, che verrà presentato a settembre. È un piano che porterà avanti dei progetti che hanno a che fare con la semplificazione e l'efficientamento del nostro gruppo, ha detto Vandelli, che ha messo in primo piano la qualità del credito e una crescita significativa della redditività. Noi stiamo già lavorando ovviamente da un po' di tempo sul piano industriale, in quanto abbiamo finito il periodo scorso, con il 2017, stiamo lavorando, io mi auguro, subito dopo l'estate, questa è un po' la tempistica che ho in mente, che il piano industriale possa essere approvato dal consiglio di amministrazione e essere presentato al mercato. Quindi l'appuntamento dovrebbe essere per il mese di settembre. Io ho sempre pensato che fosse importante lavorare su un piano industriale che prevedesse una perfetta integrazione sui piani, sugli EPI, che di tanto se ne parla, sia delle attività che vengono fatte dalle banche, sia della dialettica con BCE, con il piano industriale.
ed è quello che noi oggi siamo pronti a fare. È un piano industriale che ovviamente porterà avanti diciamo, dei progetti che hanno a che fare con la semplificazione e l'efficientamento del nostro gruppo. Credo che questo tema sia un tema estremamente importante. La qualità del credito rimane centrale. Noi siamo molto contenti di avere avviato un percorso estremamente positivo. Dicevo stamattina in assemblea che abbiamo avuto 6 trimestri consecutivi di calo del nostro ratio lordo di non performing. Vogliamo continuare su questa strada. Il 7° credo che l'abbiamo già in tasca, anche 8°. Insomma, è un percorso che ci deve portare ad essere tra le banche migliori anche da questo punto di vista. Abbiamo le risorse per farlo. Il primo trimestre di quest'anno sarà fondamentale per definire e completare le strategie. Diciamo così, non vedo l'ora che arrivi l'8 di maggio, quando approveremo la trimestrale, potremo dare una piena rappresentazione di quelli che sono i nostri obiettivi e le strategie che abbiamo deciso e assunto. Sul tema delle acquisizioni e del salvataggio delle banche in crisi, dopo aver messo l'accento sul costo a carico del sistema bancario italiano, Alessandro Vandelli ha sottolineato il pesante costo sociale pagato dai singoli risparmiatori. Innanzitutto, nel 2017 siamo visti impegnati nella integrazione di nuova cassa di risparmio di Ferrara nel nostro perimetro. È stato un lavoro davvero impegnativo e importante. Credo che oggi abbiamo concluso la fase, come dire, iniziale con la fine del 2017, ora ci approntiamo a, come dire, ritornare ad essere presenti in maniera significativa sul territorio. Un'attenzione importante, infine, sulle cause in corso a cui l'amministratore delegato ha dedicato questo passaggio. Per quanto riguarda il tema delle sentenze, delle cause in corso, devo dirvi che vedo un po' difficile, come dire, prendersela con la Bibbia. Io facevo l'altro giorno un esempio che è come di fronte a un incidente che arriva all'ambulanza, te la prendi con l'ambulanza anziché prendetela con chi ha causato l'incidente, perché questo è un po' quello che avviene. Vi devo dire che noi, nell'ambito del contratto, proprio perché diciamo i presupposti erano proprio quelli di non essere coinvolti in vicende che non ci riguardano, perché tutto questo è venuto prima dell'ingresso di Bipper, noi abbiamo preteso e richiesto delle garanzie. Noi abbiamo 150 milioni di euro di garanzia che proviene proprio dal fondo di risoluzione che è gestito da Banca d'Italia, che ci deve tenere indenni da qualsiasi evento negativo che dovesse nascere da queste questioni che lei richiamava un attimo fa. Rinviata al 2019, la ricerca di nuovi partner per completare, ha detto il ministro delegato, quell'opera di allargamento in cui Bipper si candida come polo aggregante. Le priorità della nostra agenda nel 2018, aggiunto, sono altre. Ma non si è bilanciato né su possibili accordi con la Popolare di Sondrio né con Unipol, che nell'azionariato della Banca Modenese raggiunge già quasi il 10%. Oggi, ha detto l'amministratore delegato, con Unipol abbiamo una partnership industriale. Crediamo che dal mondo della banca assicurazione possiamo ricavare un sostegno importante ai nostri ricavi. Credo che in prospettiva noi siamo cresciuti e sviluppati negli anni attraverso operazioni di aggregazione al nostro gruppo, ci piacerebbe continuare in questo senso. La mia aspettativa è di completare questo 2018 per migliorare il nostro attivo e poi cominciare a vedere dalla fine dell'anno, primi 2019, se si manifesteranno sul mercato delle occasioni, delle opportunità, a condizione di trovare comunque realtà che siano coerenti rispetto alla nostra idea di banca e che comunque presentino un profilo di rischio coerente con le nostre aspettative.